Salve a tutti ragazzi e bentornati ai Shosha. Siamo tornati su FC24, il nuovo FIFA, non FIFA. E finalmente hanno mostrato Ultimate Team. E come sempre andremo ad analizzare quello che hanno mostrato, con particolare attenzione ai pitch notes, andando quindi a approfondire il tutto. Vi dirò ovviamente la mia. Le immagini le state vedendo, però questa cosa voglio dirla subito. Yay, basta! Basta prenderci in giro, non hanno mostrato niente, niente che sia veramente nuovo, niente che non sapevamo già. No, no, così non va bene. E tutte le presentazioni hanno fatto schifo, su questo possiamo essere tutti d'accordo, veramente povere. Però vi dicevo, dai, con i pitch notes almeno possiamo fomentarci un po', perché c'è questa novità, che poi non mostrano nel trailer. Ma stavolta no, se ero fomentato e non vedevo l'ora di scoprire Ultimate Team, che è la modalità più giocata, è il motivo perché noi tutti siamo qua, raga. Vabbè, Mike, ma tu te la menti, sai? Ah, raga, chi dice così? Io lo so che Mari, oh, guardali, Haaland e Son che escono insieme, capito? Il pack opening, se passa la palla, guarda che figa. Ragazzi, ma ve basta questo? Io invece me lamento e lo dico, perché questo gioco è FIFA 23. Raga, questo è FIFA 23, è uguale, cioè la grafica, il coso, è tutto. Io gioco su Next Gen, è quello, il gioco è quello lì. Però vi ricordo che sarà anche il FIFA, chiamiamolo così, più costoso di sempre, perché l'Ultimate Edition costa 100 euro. Ve la ricordate sta cosa o no? Non vado a guardare quello che dicono gli altri creator, soprattutto in Italia, non lo so. So che siamo una community piuttosto cosa e credo che pensano un po' tutti, quindi spero che anche altri la dicano sta cosa. Sto trailer non è presentabile perché non c'è niente di nuovo veramente. E attenzione, io parlo sempre della versione next gen, perché se giocate su PS4, non è FIFA 23, è FIFA 22 forse. E allora che ci giochi a fare? Ma ci gioco perché, ragazzi, la modalità mi è sempre piaciuta. Io ci giocavo dal primo Ultimate Team, quindi è come la carriera, se ci vuoi giocare è questo. Poi spero, e lo spero sempre, che ci siano nuovi giochi che possano creare competizione, che possano divertirci, che possano un po' smuovere le acque. Quello so il primo, lo sapete. Cioè, non hanno parlato del Food Champion, che è una bella svecchiata, un qualcosa di diverso, una modifica. Ma soprattutto ai premi, raga, ai premi. Per esempio, tutta la questione legata agli IF, con tutte ste promo, cose che buttano in mezzo. Quindi premi nuovi, una modalità nuova, perché rimettete i tornei, mettete qualcosa di più chill, qualcosa che posso fare in maniera diversa, non hanno... come se andasse bene, no? Qua lascio spazio a voi, però ci tenevo a dirvelo all'inizio, perché poi magari parliamo del trailer e tutto e sta cosa passa in sordina. Adesso analizziamo quello che hanno mostrato e vi dirò anche qui la mia, con pensiero a quello che poi vedremo nel gioco. Però ragazzi, sono veramente deluso, deluso. Partiamo con la grande novità, che sono le evoluzioni. Avremo l'opportunità di andare a far evolvere le carte dei nostri giocatori preferiti tramite delle sfide, delle sfide che saranno temporanee, che andranno avanti nell'arco di una stagione. Quindi potremo potenziare il nostro giocatore fino a un certo livello e questo giocatore aumenterà le statistiche, oppure per esempio il piede debole, le stelle skills, il playstyle, oppure cambiare la posizione. Tutto questo se porteremo a termine determinate sfide. Una volta fatto possiamo effettivamente far evolvere la carta. Allora, se siete pratici per esempio dell'NBA, sta roba c'è da 100 anni, quindi è tutta roba nuova. Per questo vi dico, cioè non c'è niente di veramente nuovo. E inoltre, in maniera un po' differente, la questione riguarda all'evoluzione sui football, cioè da sempre. Insomma, è anche una cosa molto divertente e anche molto stratificata. Vedete bene come funziona l'evoluzione pure con l'animazione. Ma vi ripeto, è tutta roba già vista, cioè io almeno l'ho già vista. Vedete, attraverso la stagione potete fare più livelli. Diciamo, non so se questa è la carta finale. Qua però c'è un FAQ dove vi spiega tutto per filo e per segno come funziona sta cosa. Perché voi giustamente direte, vabbè, posso usare qualsiasi giocatore, ma come funziona? Allora, non puoi utilizzare qualsiasi giocatore. Ci sono alcuni giocatori che sono eleggibili, quindi che hanno delle caratteristiche, e si può trasformare sta carta in una carta speciale che può migliorare. Ora però ragazzi, qua scrivono un qualcosa che mi ha fatto un po' gelare il sangue, perché attenzione, come detto non possiamo scegliere qualsiasi giocatore. Ci saranno delle condizioni tipo fai evolvere un giocatore argento, oppure fai evolvere un terzino con 3D skill. Che per carità, questa è una cosa figa ragazzi, a parte il grindare, però
spinge verso quello che dovrebbe essere Ultimate Team, almeno secondo me, cioè andare a giocare con una squadra con dei giocatori che ti piacciono. Poi c'è la realtà, sappiamo benissimo che non è così. Infatti, se voi poi ascoltate quello che dicono nei trailer questi tizi che parlano, ah, i sviluppatori, perché noi? Cioè loro sono veramente convinti che tu a un certo punto, col fatto pure che ci hanno messo le donne, che ognuno avrà una squadra diversa. Ma che cazzo la stai dicendo? Cosa stai dicendo? Tu ci puoi mettere pure 1000 giocatori. Tanto se poi vai a giocare a certe modalità, giocano tutti con gli stessi. Perché questo è un gioco fatto male. Però la cosa preoccupante è questa. Allora, ci sarà una selezione di giocatori che saranno disponibili gratuitamente, no, per questa upgrade. Altri richiedono coins o points per trasformarli e quindi per poterli upgradare. Quindi, ragazzi, cioè, i pipponi immagino li potrei fare. Almeno questo è quello che capisco io, no? Questo dice per bilanciare la questione tra SBC, obiettivi e pure il mercato. Che fai? Vuoi il giocatore forte? Spendi sti soldi, spendi un po' di quadrini. Se qui spiega tutto, cioè ci sarà un solo slot dove mettere il giocatore che vogliamo upgradare, quindi con cui facciamo le cose per potenziarlo. Possiamo scambiare con altri giocatori in qualsiasi momento. Insomma, se vi interessa potete leggerlo bene, ma è una cosa super basic e super facile. Cioè, e qualcuno mi dirà, e vabbè Mike, ma se a te ti piace sta cosa mica deve essere brutta per forza. E infatti, ma ben vengano le novità. Io ragazzi mica sono contro a questo, io sono contro a quello che non hanno messo, non a quello che hanno messo. L'altra grandissima novità è ovviamente il calcio femminile. Io qua ci passo veramente in maniera veloce perché ne abbiamo già parlato. Io ho sentito il vostro sentimento su questa questione, io ve l'ho detto, a me sta cosa non piace, ma non per niente, ma perché non ha il valore che gli vogliono da loro. Cioè questo è semplicemente spingere in gola un qualcosa di cui non ce n'è bisogno. Nel calcio normale, il calcio maschile e il calcio femminile sono separati per un motivo. E io oggettivamente, e st'immagine secondo me lo spiega perfettamente qual è la mia preoccupazione a livello da Ultimate Team, e poi per il resto a me me ne frega niente. Io comunque il calcio femminile non me lo guardo, non mi interessa, sono per la parità dei sessi sotto tutti i punti di vista. Ovviamente questo è uno sport, il calcio fattura miliardi perché c'è un tipo di attenzione, quello femminile fattura de meno perché c'è un'altra attenzione. Questa è l'unica differenza, a parte della qualità in campo, che per carità ci saranno giocatrici più forti dei maschi, perché ci stanno giocatori di cui sono più forte pure io, quindi capirai. Però sta roba io la vedo solo come una trovata paracula, perché vabbè. E non farò l'errore di pensare che questi overall sono quelli definitivi, anche se mezzo ci credo. Però sta roba mi tilta, cioè raga, vede questa che c'ha uno in meno d'overall rispetto a Van Dijk, è da vedere se saranno meta o no. Ma poi appena vedo che sta Kerr mi sposta a Van Dijk, io devo impazzire. Non stiamo parlando della realtà, stiamo parlando del videogioco. A me, ripeto, della realtà non me ne frega niente. Parlo del gioco, io sta roba non la posso accettare. Poi, ragazzi, ho accettato che Ben Yedder fosse per anni l'attaccante più forte del gioco, quindi capirai. E inoltre considerate che ci avremo tutta una nuova serie di calciatrici e di giocatori che ti va a abbassare ancora di più la possibilità di trovare giocatori forti. Quindi saranno semplicemente nuovi fodder. Perché se poi in game non funzionano è come trovare Lewandowski. Lewandowski, via nella SBC. Perché poi saranno nei draft, nei pacchetti. A me non mi piace sta cosa, basta. Ma come cambia l'intesa col calcio femminile? Non cambia. Cambia però la questione legata agli Hero e alle Icons. Ora, gli Hero funzioneranno così com'è e hanno mostrato, insomma, delle carte che vi avevo già mostrato io negli altri video, quindi niente di nuovo per noi. Però invece per quanto riguarda le Icons ci abbiamo due grandi novità. Intanto a livello di intesa finalmente faranno più uno d'intesa per tutti i campionati, quindi questa roba sarà buona per fare le squadre ibride. Ma soprattutto ci sarà una sola versione delle Icon, e altre versioni delle Icon usciranno nelle promo. Quanti anni sono che dico che la questione legata alle Icon dovrebbe essere rivista, e in parte ce la stanno facendo con tutti questi Hero, con tutte queste versioni nuove delle Icon. Finalmente, perché sennò erano un sacco di carte totalmente inutili. Tra calcio femminile e pipponi che hanno aggiunto, ha voglia spacchettare per trovare quelli forti. Però pure questo, però almeno ce la teniamo, però questa è una cosa buona. Però possiamo parlare di Ultimate Team senza parlare dei pacchetti? Allora, questa è l'unica cosa che mi ha fomentato, ragazzi, l'animazione dei pacchetti. Ora, indipendentemente dal fatto che ci potranno essere due
Walkout usciranno insieme, quindi sta roba è figa. Poi ci sono pure i pacchetti dove escono più Walkout. Ma devo dire, ragazzi, qua l'animazione è bella, finalmente hanno fatto qualcosa, però non mi basta, cioè solo questo basta per farmi comprare il gioco e spendere 100 euro? Purtroppo sono un coglione, sì, ma, no, ma mi lamenterò. Pure qua fatemi fare una riflessione. Negli ultimi anni spacchettare sta diventando proprio una cosa che io vi sconsiglio alla grande. Io lo faccio, ma sapete che io ci guadagno e non spendo mai più di quello che guadagno. Ma è il mio lavoro. Voi ragazzi non lo fate perché non ci rientrate mai. Spendi 20 euro che non riceve niente dietro. Adesso con tutti questi giocatori e giocatrici sarà ancora peggio tutto questo. Però andando avanti con il trailer, tutte queste cose che hanno mostrato e di cui hanno parlato adesso, nella loro testa ci porterà, come detto, a creare nuove opportunità, squadre diverse. La mia squadra non sarà sicuramente uguale. Ma che stai a dire? Sarà esattamente uguale. Almeno a me mi danno l'idea di non sapere con chi hanno a che fare, cioè non conoscono il loro gioco, perché è impossibile. Guarda, l'unica cosa di queste immagini sono andare a vedere gli overall, dire: ah guarda, quello c'ha più overall, meno overall. Oh, poi ragazzi, vi ripeto, io da content creator, se mi metti le donne posso farmi una squadra solo donne, una squadra con solo giocatori upgrade, quindi sta un sacco di roba da fare. Vi dico, Patrick è evoluto, Road to Glory. Non è che per questo siamo stati zitti. Poi si passa a parlare in maniera un po' più approfondita dei playstyles, l'altra grande novità di questo FC24. Io ve ne ho già parlato quando l'hanno presentata. Io vi ho detto: ragazzi, questa è una figata che mi ricorda un po' i perk che hai nella modalità carriera giocatore, però messi in una modalità che puoi sfondare, puoi distruggere e fa molto paura. Cioè il gol di Olanda che carica una bomba clamorosa, il colpo di testa della tizia che ha il playstyle dorato sul colpo di testa potente, insomma, possono sfondare letteralmente il gioco. Però non hanno specificato questo neanche nei pitch notes, se si può upgradare. Allora, qui c'è scritto giustamente che un giocatore col playstyle dorato gli verrà messo sulla carta, perché poi c'è pure tutta un'attenzione allo stile della carta, ma ne parliamo più avanti. E qua dice letteralmente: ah, se vedi un giocatore con quel playstyle dovresti studiarlo meglio. Sicuro quando ci sarà il gioco un po' più evoluto sarà una parte fondamentale anche della strategia, perché se io vedo che ci sono dei giocatori che hanno un playstyle particolare, pensando sempre a sta modalità di quanto è schifosa, perché la gente gioca solo con le sbaggate per fare le zozzerie. Mi metto davanti a questa situazione. Ve li ricordate i Tornado Cross? Immaginate se si ripresenta una cosa del genere, che però va a vantaggio del giocatore che ha il colpo di testa potente e che quindi devi giocare per evitare di fargli fare il cross in mezzo, perché sennò questo colpisce di testa e segna perché c'ha quel perk. Sto sudando solo dicendolo, capisci? Insomma, ci dice che dopo il lancio con gli if ci potrebbero stare degli upgrade con il playstyle in base alle prestazioni dei giocatori. Neanche qui nei pitch notes ci sono informazioni maggiori di quelli che ci hanno già dato. Questa è la cosa che mi preoccupa di più in assoluto, cioè questi possono spaccare il gioco. Il tempo di trovare il modo da abusarne, ne abuseranno tutti e poi pacceranno 100%. Guarda, te lo dico adesso, 9 agosto, segnatelo, mettilo su TikTok, perché poi lo andiamo a riprendere. L'altra novità sono gli obiettivi, che qua dicono: ah, tutti giocano gli obiettivi. Vabbè, sì, certo che tutti fanno gli obiettivi, non c'è nient'altro da fare in mezzo alla settimana. Vabbè, qui hanno detto che li hanno un po' rivisti, finalmente c'è il tasto per riscattare tutti i premi insieme. Cioè, capito? Cioè, questi te vendono come la grande novità. Oh, hanno dovuto fare un gioco nuovo per fare un tasto che riscattava tutti le cose. Cioè, raga, ma di che cazzo la stava a parlare? Ma voi siete contenti di questo? Raga, non ci credo. Io veramente non ci credo. Loro tutti contenti. Sì, anch'io non vedevo lo... E quindi ho dovuto aspettare un anno per fare sta roba. Vabbè, comunque, gli obiettivi, ragazzi, almeno qua nei pitch notes, è lo sfondo a tema. Sfondo a tema, perché erano un po' troppo, dai, da bit dry. Porco due, raga, vabbè, è difficile fare sto video, perché poi allora che lo compri a ferie, vaffanculo, va. Allora, l'altra cosa ovviamente è il design degli oggetti. Guardate qua, dicono proprio: abbiamo fatto in modo che ci fosse più spazio nella parte alta, così possiamo mettere immagini più catchy, no? Con il sottofondo animato. Poi si spammeranno carte fighe e che poi te le compri per quello. Però raga, questa è alla base dei giochi collezionabili di carte. Cioè, se voi andate a vedere NBA 2K, cioè c'ha delle carte
stupende, pazzesche, che io che le guardo e non gioco da un po', mi viene voglia di andare a giocare e shoppare per quanto sono belle. Quindi immagino che almeno da questo punto di vista faranno un buon lavoro. È stato rimosso la modifica del ruolo dei giocatori, adesso possiamo quelli che avranno più di un ruolo, principale, secondario e vicendo, li possiamo spostare direttamente nella posizione e non c'è bisogno di aggiornarlo. Questo funzionerà anche nei draft. Finalmente, mamma mia, dopo un anno l'hanno fatta. Quindi questa è cosa buona e giusta. Inoltre, finalmente nella ricerca, nel nostro club, i giocatori in prestito vengono nascosti. Pure questo, quanti anni. Però ragazzi, c'è una cosa che in tanti chiedevano, che era quello per le carte doppione, no? Di fare un qualcosa ad hoc. Invece qua ci dicono che se trovate un pacco con tanti doppioni, potete semplicemente... Questo almeno quello ho capito, eh. Cambiarli invece di fare uno alla volta, farli più doppioni tutti insieme. Grazie, grazie, grazie. Ci sarà la info sull'avvio dei giocatori e ci dirà il tipo di accelerazione, se sapete che è importante. E infine ragazzi, c'è una modifica ai menu, dovrebbero essere un po' più intuitivi, un po' più veloci, insomma si passerà da una cosa all'altra più velocemente. E hanno diminuito la lunghezza delle partite in squad battles da 6 a 4 minuti, meno male, meno male. Però questo è tutto, voglio sapere la vostra, ma cioè so che ci si divideremo tra oh ti diverte, lamenti e basta, gente che sono sicuro che sarà d'accordo, perché c'ha a cuore sta modalità, perché gioca prevalentemente a questo e ci passa del tempo, e questo tempo deve essere di qualità. Ho mantenuto, ho detto vabbè, non hanno messo grandi novità sulla carriera, vabbè, non ci hanno detto grandi novità su quello, no? E manco su Ultimate Team, su... che altro c'è? Che Pro Club non lo tocchi da una vita? Speriamo che FIFA torni il prossimo anno e che sia una bomba. Non lo so ragazzi, veramente sono un sacco deluso, magari domani mi passa. Però al momento fomento zero.